Abbiamo con noi Stefano Bettini. Stefano Bettini in arte anche in generale, per chi lo conosce sotto questo nome, è stato il primo cantante punk, potremmo dire, di Firenze, dico. Ah, di Firenze, no. No, nemmeno. Il primo, uno dei primi cantanti punk fiorentini, con questo gruppo che si chiamava I Refuse It. Siamo nel 1981, se ben 82. Ricordo. 82, sì, 81 se si comincia. 81 quando partono. E Stefano ci racconterà, ci introdurrà questo video Italian Punk Ancore, oltre ad essere stato uno degli artefici della mostra che vediamo. Io vi parlo di un periodo, di come si è vissuto io e altri, un periodo che sta anche un periodo abbastanza importante. Perché è un periodo che va, primi anni 80, in cui meno male c'era una situazione in Italia abbastanza, insomma, tosta, perché insomma erano gli anni della Reaganomics, della signora Thatcher, della fine del movimento, della gente scappava perché se non li arrestavano, perché c'era stato tutte le cose degli anni, cosiddetti anni di piombo, fra virgolette. E morti d'eroina, cioè tutto, era un periodo abbastanza tetro, cioè non era un periodo tanto bello. E in quegli anni lì, diciamo che viene fuori, cioè c'è questo clima abbastanza così triste a giro, no? Per cui tante persone fino a poi anni prima avevano fatto cose proprio in maniera anche attiva, anche politicamente, ma politicamente negli anni precedenti non significava tanto la politica, ma la si intende solo, si interessava stare nelle piazze, fare attività politica in questo senso qua. Si trovava disillusa, questa era la parola giusta, è questa, è disillusa, perché era proprio finita, era proprio venuta meno non solo una speranza, ma anche proprio un'attitudine verso la vita in qualche maniera, repressa, distrutta, appunto, gente scappava, gente che veniva a perquisizioni tutti i giorni, e cominciò proprio anche questa cosa dell'eroina in maniera pesante, cioè io vi dico, cioè morti tutti i giorni, c'era qualcuno che si conosceva e moriva, oppure che insomma gli succedeva qualcosa o direttamente o indirettamente per questo motivo qua. Per cui anche le cose riguarda proprio al discorso del punk e della percezione del punk, diciamo che cambiarono nel giro di qualche anno, perché negli ultimi anni, negli anni 70, voi sapete, il punk meno male venne fuori negli ultimi, verso il 76-77, no? Ora c'è stato anche a New York, però quello che più o meno si conosceva era quello inglese, con Sex Pistols, tutta la scena, quella lì, Clash, tutta la roba là. E qui in Italia era stato vissuto abbastanza in maniera un po' strana, perché cioè, pochi avevano conoscenze dirette, cioè di quello che stava succedendo. I pochi punk che c'erano in Italia, diciamo, in quegli anni lì erano più o meno, venivano chiamati poser, cioè gente lo faceva più che altro per la moda, e c'era anche qualche uno che poi dopo ha continuato, ma insomma, però ecco, fondamentalmente c'era questa cosa, dice, ora se tu mi dai 1.000 lire, all'epoca c'era 1.000 lire, mi buco l'orecchio con la spilla da balia, cioè, e poi mi vesto in questo modo. Però era una cosa molto, sì, era anche mal vista, era molto mal vista dal movimento, da quello che era il movimento. Infatti il rischio è cambiato tanto, è cambiato tanto, lascia fare. Sì, però è cambiato tanto, ti assicuro che è cambiato tanto. Ora tu vai a CPA, sono tutti punk vabbè, sarà un caso particolare, però allora rischiavi veramente di brutta, cioè rischiavi di essere menato proprio parecchio, anche perché c'era questa cosa delle svastie, no? Allora questa cosa non era tanto capita, allora non era tanto capita, cioè le svastie erano una cosa, stava indigesta, per cui subito associato a questo ti eri proprio messo male, ti assicuro che era un gran casino, cioè comunque. Ora, questo non era tanto il fatto, però quanto lo spirito del primo punk era tanto quello del famoso no future, no? Non c'è futuro, il nihilismo un po' fino a se stesso, questa era un po' l'attitudine, che era un po' una cosa che qui vi potete attecchire poco. Però comunque fece una sua, cioè ebbe una sua influenza, anche a livello di quelle erano le riviste underground delle fine anni 70, ce n'è qualcuna in movimento, qui ci sono degli esempi, questa Dudu che poi si chiamava anche Pogo,
che qui cominciò appunto a associare queste due cose, comunque a c'era da parte di alcuni, fra cui io, c'era questo interesse, no, per cos'era veramente questo movimento. Infatti poi se tu andavi a Londra, e io ci sono stato la prima volta nel 78, quindi comunque c'era abbastanza lì, con la scena c'era, era già... anche, lì, anche perché lì la cosa era vissuta tutto in un altro modo, cioè lì c'era... tu vedevi, se andavi per esempio al carnevale Notting Hill, c'era situazioni in cui c'erano i punk insieme ai Rasta, insieme, cioè c'era questa cosa proprio delle, diciamo, gli emarginati bianchi e gli emarginati neri erano insieme, ma non solo, se tu andavi a un concerto, io per esempio che sono andato, in quegli anni li ho visti diversi, però per esempio, non so, andavi a vedere Adam and the Ants, per dire, no? Ti trovavi che mentre che nella pausa fra un gruppo, prima c'era sempre tre o quattro gruppi suonava, nella pausa fra un gruppo e un altro c'era i DJ reggae metteva le basi reggae, cioè sì, cioè diciamo comunque era vissuto in un altro modo, qui come questo atteggiamento anche verso la cultura giovanile, diciamo fra virgolette, per capirsi, prima era molto mediata attraverso sempre l'ambito politico, e l'ambito politico era tale per cui comunque c'era un aspetto molto ideologico, c'era anche le cose più underground, che c'entra, cioè però c'era almeno per cui certe cose non si potevano nemmeno dire si piacevano. Per me il primo rap mi piaceva tantissimo, le cose tipo, che so, Sugar Hill Gang, per capirsi. Però non tu lo potevi dire, perché sennò un pagno si incazzavano, magari ti... Cioè, questa era un po' la situazione. Nei primi anni 80, invece, le cose sono cambiate proprio da così a cosà, perché questo tipo di, diciamo, di ambientazione generale viene meno. Io penso che voglio dare una data ben precisa, che una data della mia esperienza personale, ma secondo me è anche una data dell'esperienza collettiva che segna un po' proprio la fine del movimento, al di là delle repressioni, degli arresti e tutto, secondo me c'è un giorno ben preciso in cui dici questa è la fine di qualcosa. Ed è Castel Porziano, è nel festival di Castel Porziano, se nel 78 o nel 79, che in mezzo a questa cosa ormai delirante di gente, ognuno dice la sua, di gente bercia, gente... su questo palco in cui c'era Allen Ginsberg, tutti i poeti a recitare le poesie, tutti salgono, viene fatto un pentolone per fare una zuppa per tutti, tutti salgono sul palco e il palco sprofonda, cade proprio, c'è questa scena da panico in cui tutto crolla. Ecco, quello secondo me è un po' la fine, che segnava un po' la fine di tutta questa situazione qua. E nei primi anni 80 siamo a fare conti, cioè a leccarsi le ferite, a... un po' a chiedersi che si fa ora, cioè sotto vari punti di vista, no? Ognuno poi tira le sue conclusioni. A Firenze viene fuori, tanti si convertono, perché viene fuori questa famosa New Wave fiorentina, che era una cosa molto chic, diciamolo. C'era anche delle cose meno chic, ma fondamentalmente era molto di forma. Ora, al di là dell'aspetto musicale, diciamo, c'era proprio questa cosa, girava attorno ai locali, al Tenax, al Manila di Hampi, a queste cose qua, in cui tutti per un male partecipavano. Cioè, certo, si cominciava a vedere concerti, perché fino alla fine degli anni 70 di concerti in Italia, dopo quello era successo nel 75-76, con gli sfondamenti a concerti di Lou Reed, queste cose qui, era stato proprio... da un taglio, non si riusciva, a parte quelli, infatti molti erano andati verso il jazz, verso queste cose qua, perché i concerti di rock non se ne vedeva praticamente più. Sì, sì, Umbria Jazz 76 fu un altro bel esempio di come funzionavano le cose allora, cioè praticamente noi si prendeva questi treni e spostavano da... c'era anche te, no? Si spostavano fra una città e l'altra, sembrava essere nel Far West, gente sui tetti, gente tirava, nessuno il biglietto naturalmente, gente tirava il freno per fermare il treno, bastava che gli girassero così le scatole, lo tiravi il freno, cioè era una cosa, poi si scendeva, entriamo in dettagli, però insomma, erano veramente scene da Far West, io ve lo assicuro, cioè, per esempio, si scendeva il coso, c'era tutti per Berlino a prendere da mangiare, ma folle di centinaia di persone per prendere da mangiare al bar, a un certo punto uno usciva fuori, arrubiamo! E lì cominciava il class proprio, cioè veramente delle cose erano... questo si parla degli anni 70 ancora, però vabbè, lasciamo perdere, vedete, passiamo oltre. C'era già gli anni 80, ma riportavo due Umbria Jazz. Per cui c'era questa situazione così, in cui, bene o male, vi ripeto,
c'era amici che morivano di eroina, quelli che scappavano andavano a Parigi perché in Italia non ci poteva stare, tutti i giorni arrestavano qualcuno. Insomma, era una storia in questo modo. E sì, che cosa si fa, cosa non si fa, e secondo me una piccola minoranza, ci sono state due componenti dell'hardcore punk italiano, dobbiamo hardcore punk per distinguerlo proprio dal punk degli anni 70, no? E una, i giovanissimi, cioè quelli bene o male avevano, al limite avevano i fratelli maggiori, ma che non avevano vissuto gli anni precedenti, e per cui loro ci vengono molto spontaneamente in questa cosa qua, e chi, ognuno con il suo atteggiamento, però appunto scopre questa cosa e lo fa e si getta a capofitto in questa cosa. Chiaramente come dimensione non è nemmeno paragonabile quantitativamente a quella delle esperienze precedenti, però è stata una cosa abbastanza di nicchia, diciamo, no? Però comunque importante per tanti versi. Più, poi, oltre a questi c'erano quelli un pochino più grandi, tipo appunto il gruppo fiorentino che si riconosceva in quello che veniva chiamato Granducato Hardcore, perché si era fatto questo collettivo che bene o male comprendeva tutte le città toscane con tutte le loro realtà, quindi non solo i gruppi, ma anche tutte le persone che ci giravano attorno, che era un ambiente in cui tutti facevano tutto, cioè chi suonava, chi seguiva perché faceva le fanzine, faceva le fotografie, chi curava le autoproduzioni, cioè c'era tutto questo giro. Cioè, noi eravamo quelli un pochino più grandi, quei 3-4 anni in più, che comunque facevano parecchio la differenza, proprio perché, diciamo, si era dei reduci, tra virgolette, di tutto quello che era successo prima, anche se tutto quello che era successo prima, alla fine, appunto, poi lo si era vissuto solo negli ultimi 2-3 anni, perché sennò si era troppo giovani anche noi, e comunque si era visto anche questi aspetti più deliranti, cioè di quello che era successo prima, ci si era forse persi in meglio, cioè nel in certo senso, però si era capitati proprio in mezzo agli anni più deliranti di tutti. E vedevo questa una cosa, quello che vi dirò un po' strano, però il modo in cui noi ci si avvicinò, noi, parlo di noi perché posso parlare di noi, potrei parlare io, ma potrei meglio a dire noi, ci si avvicinò all'hardcore, è stato forse una necessità di avere una nuova disciplina, perché dopo tutto quello era successo, e vi ho detto l'esempio di Castelporziano non a caso, in cui si vedeva ormai le parole d'ordine del movimento, della più famosa di tutte, vogliamo tutto, era diventata praticamente la libertà di fare qualsiasi cazzata del mondo, e praticamente questo era diventato una cosa un po' troppo assurda. Allora, ci sarebbe bisogno di una certa disciplina. Allora, da una parte, i due esiti per avere questa disciplina, No, le svastiche erano superate a quel punto lì, perché ormai anche proprio il discorso del nihilismo, del no future era proprio superato. Cioè c'era bisogno di rifondare qualcosa, non di stare ormai a questa formula ormai era passata. Però ecco, per cui secondo me c'era questa esigenza di un'autodisciplina da darsi, che appunto prese due forme. Una, creare un qualcosa di alternativo, nel senso di Ahimbei, cioè creare delle zone temporaneamente autonome in cui si fa quello che si vuole noi, e quindi vivere il punk come attitudine, non pensare appunto alle mode, a quello un po' era l'aspetto invece della New Wave fiorentina, cioè quindi più che altro era una questione proprio anzitutto di moda, poi veniva la musica, veniva tutto il resto, proprio no, il contrario, cioè la moda non ce ne frega niente, però ci interessa avere un'attitudine, cioè vivere la vita che noi vogliamo vivere, in particolare con quegli aspetti. Gli aspetti punk erano il famoso do it yourself, fai da te, cioè non aver bisogno degli altri, ma autogestirsi non solo la vita, ma anche quello che fai, cioè anche le nostre produzioni, la musica, le riviste, giusto appunto, chiamiamo le riviste, erano fatte con le fotocopie, però questa era la nostra produzione. Ed era una produzione fatta in un web ante litteram, perché era una rete di persone che si internazionale, perché questo è bello però, perché prima era magari grande, ma era molto italiana la situazione qualche anno prima, dopo diventò piccola in Italia, ma grande a livello internazionale. Noi, come si può vedere, Non solo ci si spediva roba, e questa è tutta roba infatti arrivava per posta, cioè che ci si passava, e in posti incredibili, cioè per dire, arrivava roba dal Sudafrica, roba dalla Malaysia, roba da Singapore, roba dall'Argentina, capito? Era proprio una cosa veramente internazionale. Chiaramente poi c'erano posti come la California, New York, che erano... Sì, certo, ma non solo io. Cioè, io...
e per ovviare le spese postali veniva fatto questo, una delle cose famose che veniva fatto è che veniva messo il sapone sui francobolli, perché così il timbro non rimaneva e dopo poteva essere riciclato. Poi a un certo punto ci sgamarono e diventò difficile. Comunque questa era una delle tante attività, diciamo, pseudo illegali che c'erano, che seguivano. Comunque, vabbè, questo è, diciamo, era un aspetto, però non solo c'era la produzione, poi c'era l'aspetto se proprio fisicamente se tu andavi in America, io sono stato a California, stato ospite da panca californiani, se venivano loro qua, venivano ospite a casa mia, cioè, capito? C'era questi scambi, se tu dovevi suonare con la sua... Infatti, perché le band italiane ancora non suonavano tantissimo in Europa e anche in America? Perché c'era questa rete di contatti. Per cui bastava dire prima, guarda, si viene in questo giorno qua, chiaramente il viaggio non è che ti pagava nessuno il viaggio, tutto era, non è che ci guadagnavi mai niente, anzi, queste tour erano sempre in forte rimessa. Noi, se con tu dai fiusi, se hai fatto un tour inglese, ci sei rimesso un monte di soldi, ma questo, anche perché poi si ruppe il furgone, cioè cose... Sì, però appunto, però poi dopo era tutto là, e tu stavi tutto in questo giro in cui, meno male, non avevi spese... Di alberghi o queste cose, perché tutto era diciamo organizzato in qualche maniera, insomma, riorganizzato e sono parole grosse, che per esempio il lato musicale lasciava molto a che desiderare, a volte trovavi la batteria, dice c'è la batteria, sì, non la porta, e poi il fustino del Dash, per cui insomma non era esattamente proprio il top dell'organizzazione, però comunque funzionava. Comunque tornando a un passo indietro, dicevo due cose che questa necessità di disciplina di fare una nuova, cioè di come risolvere. Una era appunto questa organizzazione interna, vivere il punk come attitudine e quindi essere punk 24 ore al giorno, però non significava avere la pelle resta o appunto queste, o la giacca di pelle, significava per vestirsi anche in jeans e coso, però avere questa attitudine qua, capito? E l'altra cosa, le arti marziali, infatti diciamo che tantissimi del giro del punk toscano hanno cominciato in quegli anni lì anche a fare arti marziali, in particolare Aikido, perché a Firenze ci sta questa grandissima fortuna di avere questa grandissima scuola d'Aikido, anzi se qualcuno di voi vuole partecipare io lo continuo ancora a fare, lo insegno pure, e così come altri sono diventati appunto terzi dan, quarti dan, alcuni hanno smesso dopo un po', però insomma è stata una cosa anche quella che ha segnato un po' l'epoca. E per cui queste due cose apparente era più karate negli anni 70, negli anni 80 è diventata Aikido e per alcuni Aikido, perché era più in sintonia con certe idee anche pacifiste, diciamo così, per altri Kung Fu, perché volevano invece più mettere alla prova la loro mascolina potenza e per cui era forse più indicato. Comunque, questo per farvi un quadro così della situazione. E questo, almeno agli inizi, portò a grandi tensioni con quelle che erano rimaste ancora le parti del movimento più attaccate al movimento, per esempio quelli che ora sono il movimento di lotta per la casa. E ora vi racconto una cosa curiosa, prima, poi parlerò della mostra e di tutto il resto, ed anche del film. Vi racconto una cosa curiosa, praticamente noi si provava, ma provare voleva dire quasi viverci, perché non è che ci si passava le giornate intere, in una cantina a Borgo Pinti, che era all'angolo con Via di Mezzo, dove c'era la sede del movimento antagonista e poi diventava il movimento di lotta per la casa. E praticamente il Mao e Company ci dissero che insomma noi bisognava aprire di più agli esterni, a noi ci sembrava di avere tutto aperto agli esterni, che veniva chi gli pareva, però... E noi ci si vide in questo però un tentativo di mettere il cappello loro su quello che si faceva noi, cioè di me... Questo era l'82, forse addirittura l'83, o inizio fine 82, inizio 83, ora comunque cambia poco. Era l'83 perché è successo dopo che ero stato a San Francisco, giusto? Appunto, perché sono stato nell'82, per cui è successo dopo. E praticamente si cominciò ci fu un po' di tensione. Noi si organizzò dei concerti anche dalla parte loro e di qua. E anche lì non vi sto a dire, cioè, vai, ma lasciamo perdere, sennò qui ci arresta. Ci sono dei dettagli, meglio non raccontare. E praticamente ci fu una serie di tensioni.
E allora a un certo punto loro ci dissero o vi adeguate praticamente a questo fatto qui, perché loro volevano fare una specie di locale lì per tirare sui soldi per le loro attività, e noi invece ci volevamo continuare a fare che si era fatto fino allora. E praticamente allora una bella notte si girò per vari cantieri di Firenze, si rubò un monte di mattoni, ballini di cemento, e si fece un bel muro fra la nostra parte e la loro, invece erano attaccate, per cui uno poteva andare tranquillamente di qua e di là, e noi si costruì un bel muro. Cioè, vi immaginate la giorno dopo cosa successe, cioè fra gente, magari si erano scelta da 20 anni, cioè da 20 anni no, perché ce ne aveva 20 fra l'altro noi, sì, che da 20 anni, cioè, comunque si erano scelta da 80 anni, che comunque era sempre avuto un rapporto, un video cordiale, ma insomma, sempre di amicizia. Questo muro provocò un macello, questo loro lo buttarono giù col piccone, cioè volarono quasi le manache, però insomma, però fu una cosa ganza questa, perché comunque con quello ci si chiarì molto su quello che si voleva fare, e da allora noi si è continuato a fare, si è giunto a un compromesso per cui noi si continuava a provare, però si aprì altri gruppi, che comunque gli era già aperto, perché in realtà venivano anche prima, e praticamente ogni tanto si organizzava un concerto dalla parte loro. E con questo poi la cosa andarono avanti, e diciamo felici e contenti da questo punto di vista, anche se insomma c'era sempre qualche casino, ogni tanto arrivava la polizia, e vabbè, questo fa parte del gioco, no? E vabbè, comunque detto questo, arriviamo alle fanzine. Le fanzine, diciamo, erano il modo di esprimere quello che succedeva nella sua zona, nella sua area, no? E per cui gli scambi con gli altri erano: noi a Firenze si fa questo, però te mandami quello che succede a te, si mette tutto insieme. Noi si compilò questo, si fece questa fanzine che si chiamava Nuove dal fronte, che appunto conteneva molto dell'hardcore punk toscano, poi conteneva le notizie sull'hardcore degli altri posti del mondo, però non era solo limitata all'hardcore, al contrario di altre fanzine, anche italiane e non solo. Noi si era anche aperti a altre influenze, per esempio appunto ci aveva delle pagine dedicate alla street art, allora si chiamava street art, comunque diciamo ai graffiti fondamentalmente, ci aveva delle parti dedicate al reggae, e ci aveva anche appunto delle commissioni con chi faceva questo tipo di cose, e chi faceva e il rap ancora non tanto. No, più che i Beastie Boys facevano ancora punk all'epoca, cioè non erano ancora passati a fare il rap, erano proprio un gruppo punk di New York con il quale stava in contatto, fece una cassetta per la Roar, quando ci mandava la roba da New York arrivava anche la roba di Beastie Boys, ma era proprio ancora un gruppo strettamente hardcore. Però no, appunto ci stava questo atteggiamento di, siccome appunto forse si era un po' più grandicelli degli altri, di vedere anche non solo il punk, ma di guardare anche che succedeva attorno. E una delle cose che succedeva attorno a Firenze era Bambina Precoce, cioè questo giornale, era un giornale murale, si dice, si potrebbe dire, no? Era praticamente una fanzine fatta per essere attaccata sui muri, e ogni numero lo trovavi sui muri della sua città, giustamente. E i collaboratori di Bambina Precoce, alcuni coincidevano con quelle Nuove dal fronte, nel caso per esempio io e Papaleo, altri comunque giravano in un ambiente limitrofo che era questo ambiente, e bene o male aveva andato a ricercare e aveva messo in connessione tutti coloro, o tanti di coloro, che appunto avevano avuto interesse per i graffiti, avevano avuto interesse, sapete, per le prime cose fatte o le mascherine sui muri. Insomma, si era formato questo collettivo che era riuscito a 10-15 persone. Sì, che collaboravano attivamente. Sì, una quindicina di persone che proprio. Però che hanno contribuito proprio a Bambina Precoce facendo le pagine, sì. Una quindicina di persone. E che avevano fatto questa fanzine? Quanti numeri sono usciti, Tommaso? Quindi sono proprio usciti nel vero senso della parola, perché mi hanno appunto portati fuori. Più c'era delle attività, diciamo, collaterali,
che consistevano, una delle cose, Tozzi è stato un grande animatore era in questo punto di vista, consistevano nel fare, nell'abbellire, secondo il nostro punto di vista, delle zone, diciamo, un po' morte della città. Per esempio, ci fu fatta la famosa mostra in disfacimento, perché dove ora c'è Piazza della Libertà, forse voi siete tutti troppo giovani per ricordarvelo, dove c'è Piazza della Libertà, dove ora c'è praticamente dietro c'è il parcheggio, dove c'è la cosa comunale, prima c'era il cosiddetto parterre, che era dove faceva la mostra dell'artigianato. E i locali di questo posto, quando smisero di farci la mostra dell'artigianato, rimasero praticamente in disuso per diversi anni. I primi tempi ci cominciarono a fare concerti, ci sono per esempio il povero Alan Sorrenti, che aveva cominciato a fare, tornando al discorso di prima, no? Aveva cominciato a fare il cantautore un po' soul, no? E il poverino arrivò e cominciò a fare il soul, i compagni cominciavano a tirare dietro le sedie, perché questa cosa di questa musica un po' troppo black non gli piacque per niente, li voraro sedie di tutto, una cosa allucinante, poraccio. Comunque, questi ambienti furono praticamente abbandonati a loro stessi a un certo punto, e i Tozzi ci ebbe questa idea, che fu seguito, di entrare dentro, e ognuno fece la sua intervento artistico, chi in un modo o in un altro, chi attaccando cose, chi facendo graffiti. Dentro questa cosa, appunto, era presente in disuso. Sì. Perché poi piano piano è stato demolito tutto, perché li avrebbero comunque demolito. Poi altri interventi venivano fatti in zone un po' più marginali, tipo all'Indiano. Lo so. Qualche giorno fa. No, l'Indiana allora non c'era nemmeno il centro sociale, c'era le prime cose che sono state fatte per, come proprio un intervento. C'era gli Oil 13, vero Steve? Gli Oil 13 ci suonarono sotto. Nel ponte all'Indiano sotto, come no? Sotto il ponte all'Indiano. Sotto il ponte all'Indiano, sì. Insomma, tutte queste attività. Questo per dire, per cui c'era il giro un po' più hardcore vero e proprio, e poi questi giri paralleli, fra cui quello di Bambina Precoce. Fatto volle che a un certo punto le due cose si ritrovarono nello stesso luogo, verso l'84, 85. Sì. 86, vabbè, comunque. A un certo punto si trovarono nello stesso luogo, perché si trovò questa nuova cantina dove era per provare, eccetera, e una parte di questo posto che si era preso in affitto fu preso proprio sotto questa egida Pat Recorder da Tozzi e altri di Bambina Precoce. E lì fu, oltre appunto all'attività, appunto, oltre appunto all'attività di sala prove e altre di cui non posso parlare, furono fatte una serie di, diciamo, attività artistiche, fra virgolette, cioè performance, happenings, mostre. E una di queste fu quella che vedete riprodotta qua. Ora, qui è fatta molto per benino, lì era messa un po' più scrausa, tutte le cose appicciate con lo scotch, cioè non era proprio così. E una di queste fu fu questa mostra di fanzine, che furono raccolte attraverso tutti quelli che appunto giravano attorno lì, ognuno portò quelle che aveva a casa, ne furono fotocopiate le copertine o degli articoli, eccetera eccetera, e furono proposte così, da vedere a chi passava di lì, a chi voleva venire a vederle. Accanto a questo furono fatte anche delle performance, fra cui quella che si vede nella fotografia, famosissima, non direi tanto famosa, ma insomma, comunque bella, bellissima, quello sì, del grande Ninni, cioè Mr. Natural, c'era questo soprannome, il quale era usuale fare queste cose veramente molto, molto fuori dalla norma, insomma. In un caso lui si fece 13 buchi nell'orecchio, non in questo, ma in un altro,
si fece 13 buchi nell'orecchio e si fece passare il filo da pesca e si era legato praticamente, poi veniva e legava le persone con questo filo da pesca che era appeso al suo orecchio. Questa era la performance. E in questo caso girava nudo per questa stanza e tutti potevano scrivergli addosso, lui era la fanzine vivente praticamente. Tutti potevano scrivergli addosso qualsiasi cosa. Ma ha detto, si è visto l'altro giorno, perché ora in Venezuela si è fatto una rimpatriata, come si suol dire, qualche giorno fa prima che lui partisse, e gli si è ricordato questa cosa, e le vicine si ricordano che quanti giorni gli c'era voluto per lavarsi una cosa, non riusciva a farla andare via, c'aveva tutte queste scritte, ci vuole tipo una settimana per riuscire a... Sì, questo era un'altra... Sì, questa era un'altra storia. Lui era solito fare tutte queste cose qua. E per cui, niente, questa mostra, diciamo, questo Pat Recorder è quello che poi vi ritrovate qua. Vi devo dire sinceramente che quelli erano gli ultimi anni dell'hardcore italiano, per come lo si è vissuto noi. Perché l'86 già c'era un forte declino di questa scena qua, che era stata... diciamo, come dicevo prima, piccola ma grande, fondamentalmente fino all'84. Poi, come sempre succede, e la gente comincia a scazzarsi, quello comincia a dire male di quell'altro, cioè tutte queste cose, e anche comunque poi le idee cominciano a essere sempre un po' le stesse, per cui dopo un po' tutte le cose belle, insomma, vanno sempre a declinare, questo ormai si sa. E poi in quegli anni lì successe, la storia si ripete sempre, successe che per esempio i punk di Pisa a Firenze cominciarono a non poterci più venire, che tutte le volte foglio di via, tornatene a casa. All'inizio non tanto, però dopo sì, perché poi successe diversi episodi, non sto entrando nei dettagli, comunque, che cominciava a farci attenzione, cioè, per cui il nostro bassista, per esempio, Sandro, che poi ha fondato la Wide Records, comunque dobbiamo fare tutte le tette indipendenti, anche lui stava a Firenze, ma c'aveva la residenza a Pisa, beccato all'archino di San Piero, con altri, si fermano tutti, beccato di Pisa, foglio di via. Lui si abitava a Firenze, per cui per noi fu abbastanza un casino, perché si dovette ricominciare a trovare un bassista nel giro di poco, perché non poteva proprio venire a Firenze, e noi tutto a Pisa, era un casino, insomma. Sì, venne Fernando, al posto suo, però, ecco, questo per dire, insomma, E tra l'altro ci fu anche un'altra cosa in questo periodo qua. Infatti noi si fece un volantino proprio quando successe questa cosa qua, e che si chiamava così, me lo ricordo bene, si chiamava prima gli africani, poi i punk, perché c'erano i primi migranti africani, e anche loro, figuratevi, i primi, cioè li fanno ora, i primi erano proprio bersagliati, cioè presi proprio di mira, anche lì fogli di via, per sembrare cascano come l'acqua, come gocce d'acqua dal cielo. Sicché si fece questa solidarietà con questi primi migranti africani, e da lì venne fuori anche cioè l'idea di dire, ma cominciamo a suonare insieme, chiaramente non tu potevi suonare il punk, perché... E si cominciò a capire queste prime cose, il reggae, appunto la musica etnia e cose, tutte queste cose qua. Per cui poi dall'altro, questo è uno dei motivi, perché poi magari qualcuno si chiede, come mai proprio sei passato il reggae, con tanti, questo è uno dei motivi. A parte Bad Brains, a parte le slizze, comunque sono altri motivi validi. Sì, perché dovete sapere, qui qualcuno se lo riorderà. No, a parte Spacciano, quello negli anni 90 sì, tanto, ma qui era un posto di ritrovo di tutti, questo era un posto di ritrovo, cioè la Firenze alternativa, diciamo, sì, si trovava in piazza San Marco, ma questo dal 70, io la prima volta sono venuto nel 74, ma già era così. E praticamente i muretti qui, vedete, io tutte le volte passo a soffro, perché quando vedo queste inferriate, mi verrebbe voglia di buttarle giù, perché era una cosa che non c'era, qui era un posto in cui la gente si trovava e si metteva a sedere, e qui ci hanno messo le inferriate, e... Vabbè, i tempi cambiano, si diceva. Comunque, ecco, qui era proprio il posto di ritrovo per eccellenza. Tutta la piazza, ma in particolare i muretti qui dell'Accademia.
Per cui per questo poi nell'89 la copertina fu fatta su proprio qui sotto, perché era naturale, ci si trovava tutte le sere lì, cioè funzionava così. Prima non è che c'era i social o i cose, no, era diverso. Te uscivi, dove andavi in San Marco, poi a seconda ti trovavi in San Marco decidevi di cosa fare. Era più o meno era così, cioè non è che decidevi prima, andavi in San Marco e a seconda di quelli con cui ti aggregavi facevi questo, facevi l'altro. Comunque San Marco, cioè, il passaggio a San Marco era obbligato, cioè era una cosa che non si poteva farne a meno, cioè era regolare, insomma. Ma questo il pomeriggio, la sera, era sempre così, era un porto di mare. Poi tranne brevi periodi, perché dei brevi periodi, per esempio, che succedeva? Che la polizia arrivava a San Marco con frequenza, allora tutte le volte questo rompimento di oglioni era abbastanza intollerabile, allora ci si spostava tutti, ma non lontano, è Santissimo. Poi dopo qualche giorno realizzavano e tutta la massa si era spostata in Santissima, venivano in Santissima e noi ci si rispostava tutti in San Marco. E così c'era queste ondate migratorie fra Santissima e San Marco, poi qualcuno si fermava in Santissima, qualcuno tornava in San Marco, comunque più o meno qualcuno ogni tanto si spostò, poi negli anni primi a un certo punto qualcuno si spostò in Piazza dell'Isolotto, ma Piazza dell'Isolotto non era la stessa cosa, via. Cioè, diciamolo. E, per cui vabbè, e questo è quanto. Manca di dire del film, poi io aspetto le domande perché alla fine ho fatto un monologo. Cosa? Con? Ma non è che ci siano tanti rapporti, dico la verità. Erano. Sì, Boccetta si conosceva molto bene, soprattutto Steve, chiedetelo a lui. Era un grande amico di Steve. Era un grande, no, io Boccetta era un po' un malato, perché insomma. Cioè, Steve, il Boccetta era un po' un malato, Sì, no, perché insomma. Nelle sue provocazioni inneggiava Hitler, faceva cose un po' assurde, insomma. Sì, però comunque sì. Sì, c'era, no, sarei un pochino più, dicevo prima, sarei un pochino più grandicelli, sì. E comunque, e comunque, ecco, questo andò avanti, diciamo, fino all'87-88, poi ci fu questa conversione graduale verso punto più sono, dal punto di vista musicale sonorità più etnie, più queste cose qua, e dal punto di vista invece delle attività, visto che comunque si cominciava tutti alcuni annetti, si cominciò anche a dire bisogna anche tirarci su qualche soldo, cominciò a fare appunto quella era la distribuzione alternativa, che è fatta sempre in rimessa perché non ci si guadagnava una lira, fu cominciare a dire ora continuiamo a fare le stesse cose ma cerchiamo anche di buscarci qualcosa, perché bisogna pure trovarsi un qualcosa da fare, e per cui quella era la Belfagor, che si chiamava Belfagor Records, e diventò la Wide, e fu cominciare a fare le cose un pochino più in maniera, diciamo, professionale. E questo comunque siamo già a fine anni 80. Invece il film, il documentario, Italian Punk Hardcore, questo l'hanno fatto un collettivo di Bari, ci hanno messo 5 anni per farlo, io pensavo ormai non avrebbero mai finito, perché era 5 anni e chiedeva, sono venuti a casa mia, ma come a casa di 100 altri, a prendere il materiale, si sono portati via la roba. Io dopo 2 anni ho detto, cioè l'avete fatto fotocopiate, queste fanzine, oppure me le potresti rendere, insomma, 2 anni, insomma, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, un anno, va bene, ma 2 anni, che cavolo ci devi fare? Cioè, sì, ma ci sta talmente tanta roba. Infatti, dopo 5 anni sono riuscito a finire questo documentario, e praticamente l'hanno tagliato perché dura più di 2 ore, ora lo vedrete, dura più di 2 ore, ma ciò nonostante pare hanno tagliato un monte di roba, perché c'avevano materiale per ore e ore e ore e ore, perché appunto in 5 anni si raccoglie tanta roba, e hanno messo un po', hanno fatto un bel lavoro, perché alla fine hanno cercato di mettere in luce proprio le varie componenti di questo, chiamiamolo pure movimento, che appunto, come vi dicevo, era un po' di nicchia da molti punti di vista, ma comunque molto,
molto denso, molto multiforme, molto tra l'altro, ora non per dire, cioè fra le persone che parteciparono a questo, si è venuto a creare anche proprio ancora a distanza di 20 anni, che però sono 20 anni, insomma, sì, di più, quasi 30, si è venuto a creare anche un rapporto di quasi indelebile, no? Per cui c'è gente che ora fa tutte altre cose, che però, come ti vedi, ancora sembra ancora funziona questa vecchia cosa. Tu vieni vai in un posto, tipo vai a Torino, vai a dormire da queste vecchie amicizie punk, che sono tutte diventate, tanti sono diventate anche persone che... No, a parte civili, no, per esempio Marco Mathieu, che era il ora fa per dire, cioè, no, che voglia dire che hanno fatto carriera, ma insomma, però Marco Mathieu, che era il bassista di Negazione, era il direttore di Repubblica, per dirti, no? Marco Filopat, che era l'animatore del Virus di Milano, è il direttore responsabile dell'agenzia X. Di Gomma è il responsabile di Feltrinelli. Cioè, per cui voglio dire, cioè, questo non per dire che a me non importa nulla se hanno fatto carriera, ma per dire, insomma, che c'era gente anche, cioè, pochi ma abbastanza intelligenti in questo tipo di situazione. Ecco, però i Tozzi è professore emerito, professore, cioè, per dire, Rod Stocks è un grande ciclista. Comunque, ecco, tanto per dire, cioè, che vedi, cioè, visto che il contrasto, che uno magari pensa il punk è brutto, sporco e cattivo, e poi appunto invece va a scoprire che tutte queste cose qua. E a me mi sembra di aver detto più o meno tante cose. Se c'è da parlare ancora, parlo, però appunto chiedetemelo voi. Ah no, una traccia sui film, sì, vabbè, l'ho detto. No, vabbè, tanto lo vedete, non è che sia da aggiungerci tanto. Allora? Comunque fa piacere, perché allora, si è fatto l'altro giorno questa presentazione invece alle Oblate di questa mostra su fumetti, video, se volete andare a vederla, c'è questa cosa, io ho fatto la parte sull'underground, no? Oggi perlomeno si parla a un pubblico giovane, invece quando si è fatto la presentazione l'altro giorno alle Oblate, il più giovane aveva almeno 50 anni, per cui insomma disertato così, invece perlomeno oggi... C'è anche qualcuno più anziano, Steve, vero? Però perlomeno c'è questa possibilità. Proprio per questo mi piacerebbe che qualche domanda me la potete fare, cioè nel senso. La cosa che dicevo prima è che, allora, la ripeto in sintesi, che con la fine del movimento del 77, chiamiamolo così per essere chiari, c'era stata una grande disillusione, un grande scoramento, però c'era anche stata una grande degenerazione, cioè nel senso che c'era cioè anche, diciamo, la voglio mettere sotto questo punto di vista, le persone, diciamo, psichicamente più deboli avevano risentito molto di tutto quello che era successo e si trovavano veramente allo sbando. E alcuni sono morti, alcuni sono finiti male, molto male, alcuni sono finiti in galera, e c'era questa cosa un po' di reagire a questa situazione qua. Per reagire a questa situazione qua, diversi di noi, fra cui io, ci siamo messi una situazione in cui si è detto che implicitamente, non è che si è detto bisogna avere più disciplina, però implicitamente abbiamo fatto questo discorso qua. E come avere più disciplina? Uno, gettandosi a capofitto in questa cosa del punk come attitudine, cioè vivendo 24 ore su 24 questa cosa anche a livello politico, diciamo così, perché comunque c'era rimasta questa idea un po' del personale politico che rimaneva da lì. L'altra, proprio facendo una disciplina marziale, cioè quindi le arti marziali, questa è la cosa. Ma tanti sono andati a fare quella cosa lì. In particolare, come vi ho detto, l'aikido è proprio poi più un'arte marziale, ma insomma, però è dal punto di vista del... Noi degli Refusit su 6, perché se contando che appunto il bassista poi è cambiato,
su 6 componenti, 5 si è fatta Kido. Ora, io e Lapo, se continuavo, siamo terzi d'anno, insomma, per cui siamo abbastanza male. Gli altri hanno smesso, ma comunque a un certo punto l'hanno fatto tutti. Ma non solo noi, anche tanti altri. Però, Dio, solo del gruppo su 6, 5. Per cui qualcosa ha un suo significato. Sì, l'interesse è una disciplina per non perdersi e anche per superare quel periodo che era abbastanza socialmente difficile, cioè erano gli anni di Reagan, della signora Thatcher, erano gli anni un po' molto pesanti. Questo è. Sì, no, allora, il discorso della militanza è questo, bisogna un po' capire che si intende, no? Perché la militanza politica all'interno del punk degli anni Ottanta è stata interpretata in maniera differente. Cioè, c'era quella ortodossa, diciamo così, più che altro erano i punk milanesi, fondamentalmente bolognesi, proprio legati al movimento anarchico proprio ufficiale, diciamo così, cioè nel senso... I punk di Bologna, a cominciare da Raff Punk, quindi Giampi, ora Elena, Velena e compagnia bella, che erano molto attivi, erano anche molto bravi tra l'altro, però erano proprio l'ortodossia crassiana. I Crass era questo gruppo inglese che appunto era un gruppo che praticava l'anarcopacifismo, i Crass, sì. Aspetta, ora ci arrivo. Cioè, loro erano proprio ortodossi, erano dentro questa, diciamo proprio, loro andavano proprio anche a trovarli, e le fanzine che facevano erano molto, quindi vegetariani, antimilitaristi, pacifisti, cioè avevano questa struttura proprio, e avevano la sede al Cassero, a Bologna, che era proprio una sede anarchica, quindi erano proprio, facevano parte, in un certo senso, anche se con le loro caratteristiche punk, facevano parte di questa area qua. A Milano e a Torino un po' meno, ma uguale, c'era questa connotazione qua, a grandi linee, poi c'era gente che non era dentro questo, però comunque c'era più o meno, infatti il virus, per o meno, anche il virus nasce all'interno di un locale che prima era un centro sociale. La parte toscana era un po' più legata invece al punk americano, al punk californiano, a questo tipo di esperienze qua. Per cui noi si pensava, e loro sì, va bene, però siccome bene o male tutti si era vissuto certe cose negli anni 70, ci facevano un po' ridere, io ve lo dico, perché cioè, queste cose facevano anche contro, queste manifestazioni facevano, erano 100 persone, pensando a quando si faceva cose in 5.000, 6.000, ci facevano un po' ridere, sinceramente. Anche perché, comunque, noi sulla violenza politica, almeno all'epoca, ancora non si era in disaccordo. Cioè, nel senso, anche questo pacifismo ostentato non è che ci stasse, che ci stesse proprio apertamente a genio, ecco. Per cui, noi si era deciso comunque di dire che si voleva essere oltre anche questo tipo di etichette, no? Per cui la cosa che si dice a noi è che bisogna, il punk è un'attitudine, questa era un po' la nostra tesi, e l'attitudine porta a essere nella vita quello che devi essere, nella vita tutti i giorni quello che dici di essere, non dici di essere cose e poi farne altre, per cui bisognava attenersi un po' a questa cosa, per cui le cose che si faceva erano molto pratiche, insomma, erano molto nella pratica il nostro atteggiamento, questo atteggiamento doveva dimostrarlo nella pratica, non nei discorsi, mentre da parte diciamo di questi gruppi un po' più ortodossi si vedeva che parlavano tanto, ma che poi nella pratica non è che si riuscisse a risolvere tanto. Questo era un po' anche la differenza che c'era fra il virus, che era questo posto, questo locale, insomma, locale. Una via di mezzo fra un centro sociale e un locale alla fine.
e invece il Victor Charlie a Pisa, che era, cioè, il virus aveva tutto questo bel atteggiamento politico, per cui, però poi quando si andava lì non si sentiva nulla, perché le casse facevano ridere. Invece il Victor Charlie magari si pagava l'affitto, non è che questo ci mettesse al sicuro da intercursione della polizia o cose del genere. Si pagava l'affitto, però si puntava anche a avere un audio che si sentisse, casse potenti, batterie funzionavano e non fustini del dash e tutte queste cose qua. Per cui sarà anche attenti, però sì, va bene, il fai da te, però deve essere anche a un certo livello. Questo era un po' il nostro atteggiamento. Uno dei primi posti ufficiali stava la sede anarchica in Violo del Panico, vicino a Piazza della Repubblica. Lì è stato, diciamo, e poi appunto queste varie esperienze che si facevano noi. Comunque io vi dico, con questo atteggiamento, comunque vi dicevo poco fa, cioè quello di voler essere sempre ligi a se stessi, sì, questo in via di mezzo, poi anche lo stesso Pat Recorder, però ecco, con questo atteggiamento, cioè sì. Comunque c'è un po' il pro e il contro, no? Ora, noi le refuse si provava tutti i giorni, si faceva tutte queste cose qua, però poi concerti, diciamo, veramente tali se ne sarà fatti meno di 20, perché lì erano troppo borghesi, lì erano troppo sì, lì erano troppo sa, lì no, perché questi sono... c'era da un certo punto di vista una puzza sotto il naso notevole, in particolare qualcuno ortodosso che io non nomino. Però praticamente si è suonato poco per questo motivo, si è girato tanto, ma si è suonato poco per questo motivo qua. E puzza sotto il naso relativamente, cioè, non si voleva suonare negli ambienti o sì, però c'era sempre qualcosa che non ci tornava. Per nostra scelta, sì sì. Sarà un po' elitario, un pochino sera, va detto. Sì, sì, no, è un gruppo... Allora, perché c'aveva uno stile suo? C'aveva uno stile suo che era abbastanza inconfondibile. Cioè, al di là della differenza fra tutte le varie band che c'erano, lo stile era abbastanza caratterizzante. E allora, ora se tu vedi in una di queste cose attaccate, cioè una cosa io scrissi per Massimo Rock and Roll. Massimo Rock and Roll, non so se lo sai cos'è, era la più importante fanzine di collegamento del mondo. Era quella fatta da Tim Yohannan, Jeff Bale, poi c'era di mezzo Ruth Schwartz di Rough Trade, lo stesso Biafra, cioè facevano questa fanzine che era un po' l'organo, diciamo, di riferimento mondiale del punk, cioè tutto quello che veniva fatto in giro per il mondo lì veniva dato un risalto perché c'era una tiratura enorme, cosa che noi nel nostro piccolo mai si potrebbe essere avuto. Poi era in inglese e quindi poteva girare dappertutto e essere compreso. Se tu guardi, adesso c'è proprio la descrizione, il racconto fatto allora, non come te lo posso riraccontare ora, perché magari ora a distanza di tutti questi anni ci posso mettere anche qualcosa in più. Invece lì è fatto a presa diretta e tu lo puoi vedere. E comunque la scena italiana c'ebbe questo impatto, proprio perché c'aveva, soprattutto da parte di alcuni gruppi, tipo Raw Power, tipo CCM, tipo Negazione, tipo Indigesti. Noi sarà più sperimentale, comunque anche noi si dà il nostro contributo. Cioè c'aveva un sound abbastanza caratteristico. Per cui per questo c'ebbe questo impatto qua. E oltre questo c'era il fatto che le band italiane hanno girato tanto. Cioè... No, ci sono state di sicuro, però forse questo non credo abbiano avuto un ruolo per... Sì, sì, no, ma era quello implicito in quello che ti stavo dicendo prima io, cioè che la radice stava quella, cioè, per cui sì,
Sicuramente sì, però non so quanto poi i test in italiano per uno se li ascoltava in Inghilterra possano essere stati capiti per quello che diceva, insomma. Siccome poi tanti gruppi cantavano in italiano e c'è stato tutto un dibattito all'epoca su questo, cioè se, che, sulla necessità di cantare in italiano, tutta questa cosa qua. Non so quanto questo possa essere stato determinante, capito? Perché alla fine, boh, forse non era chiaro quello che veniva detto nei testi. Sì, no, io te lo stavo dicendo prima, una cosa importante è stata proprio questa, e tanti gruppi sono andati a suonare là. Sono andati a suonare là cioè, diciamo, hanno dimostrato sul campo che, insomma, erano dei gruppi tosti. Questo è sicuramente, questo sicuramente. Sì, poi c'è stata questa cosa qua, c'ha ragione, insomma. Sì, questo sicuramente. Diciamo, la parte toscana ci ha avuto un suo ruolo anche in questa diffusione all'estero, perché appunto fra le autoproduzioni, però ti dico, faceva parte dello spirito dei tempi, ecco. Cioè, per cui sì, la scena italiana è stata originale da molti punti di vista e riconosciuta come tale anche all'estero. Però del resto, per esempio, anche quella finlandese, per dire, no? Ora non so se lo sai, però quella finlandese c'aveva era più o meno era rilevante come quella italiana. Per cui sono quelle cose strane che succedono. Ma perché effettivamente quella finlandese e quella italiana in Europa erano quelle più caratteristiche. Cioè, mentre il sound dei gruppi tedeschi, tu lo sentivi, poteva essere benissimo un gruppo inglese o un gruppo americano, tu sentivi un gruppo italiano o un gruppo finlandese, tu dicevi, ah, questi sono italiani, ah, questi sono finlandesi. Sì, all'orecchio, sì. Eppure erano gruppi diversissimi fra loro, perché, che ne so, Rao Power con Celsiotelle non c'entrava nulla, però tu riconoscevi che erano in tutte e due parte di questo sound italiano. No, infatti, è filosofia. Quindi, dentro i suoi testi c'è un po' di tutto. C'è sicuramente il passato degli anni 70, ma c'è anche elucubrazione e speculazione in ambito poetico, scientifico, se così vogliamo mettere. Il tastierista Lapo ha dato un carattere, secondo me, ancora di più sperimentale, che nel punk non era usuale. Però racconto un aneddoto su questo. Sì, noi si era abbastanza sui generis per l'hardcore. C'era un gruppo hardcore perché e anche di più, tipo indigesti, ma anche di più. Anche di più. Vi racconto un aneddoto su quello che ha detto lui ora, no? Cioè, il tastierista praticamente suonava le tastiere, normale, di solito un tastierista suona le tastiere. Gli si fece il processo perché era troppo melodico. Allora si fu costretto a non suonare più le tastiere. Cioè, suonava soltanto fischi, cose, poi prendeva delle molle degli amplificatori, faceva rumori, c'era solo rumori, era diventato soltanto un rumorista praticamente, e seghe elettriche, roba, tutto questo roba qua. Però appunto le tastiere, gli fu detto basta, troppe tastiere, perché questo non va così, per cui questo è un aneddoto. E poi un altro aneddoto che l'altro giorno... E un altro aneddoto riguardante Nove dal Fronte era proprio la fanzine, che sì, la prima fanzine, poi si chiamava GDHC, ma prima all'inizio si chiamava Nove dal Fronte, e l'altro giorno stavo appunto, sto scrivendo un libro per Marco Filopat, giusto appunto, no? E metto nell'introduzione, mi ha detto, ricorda un po' di Nove dal Fronte, sì. Sicché mi ha detto, definiscila attraverso delle influenze. Allora vi dico che influenze ho messo. Fanon, perché c'era questa apertura sempre verso le altre etnie e diciamo il discorso della decolonizzazione, sicché ho messo Fanon.
Poi ho messo il conto di La Tremont perché ci piaceva sempre questo gusto dell'orrido. Infatti, se vedete le copertine sono sempre questi scheletri, roba, tutte queste cose un po' intorte. E se facevamo queste, anche queste le magliette, ci stava sempre tutte queste cose, tutti questi teschi, tutta questa roba qua. E poi ho messo. Aspetta, c'è un terzo mi sfugge. Un terzo mio, poi ho messo Philip K. Dick perché le ambientazioni anche degli scritti, delle cose erano molto legate a questo tipo di fantascienza. E poi ho messo Stan Lee perché fumetti ci garbavano tanto. E poi c'era un quinto, non mi ricordo ieri, però adesso dopo se mi viene in mente ve lo dico. Per cui c'era un po' tutte queste varie componenti che erano un po' diciamo i nostri riferimenti culturali. Erano questi qua. Sì. Aspetta, vediamo, ultime altre domande? Anche dopo, io sono qui, tanto per un po' ci sono. Io volevo solo dire una cosa brevemente. Il catalogo ne abbiamo solo 100 copie, che più o meno sono già tutte state assegnate tra pochissimi docenti, una quota riservata, un numero ristrettissimo di studenti ancora da riempire, perciò fate la richiesta se lo volete, ma ce ne sono, mi sembra, solo 8 copie a disposizione, perché le altre sono già state tutte previste tra gli organizzatori della mostra di allora e di varie situazioni nazionali e internazionali che possono avere interesse su questo catalogo. Quindi quello che si è fatto è che si è messo il PDF online, potete vedere l'indirizzo sul libro lì. Però se voi comunque vi interessasse avere la copia cartacea, scrivete il vostro nome e fateci la richiesta, perché se si raggiungesse un numero molto elevato io proverò il prossimo anno a richiedere all'Accademia una ristampa del libro. Dove possiamo? Noi siamo esterni completamente, dove possiamo rivolgere? Lì a quel banchetto noi si raccoglie la richiesta della copia, per chi non volesse. E poi l'ultima cosa che volevo dire, il modo con cui ho organizzato la mostra è che segue il modo con cui ho organizzato il catalogo, quindi c'è il saggio introduttivo mio, il saggio di Stefano che fa la storia di queste cose, e poi ci sono tutte le fanzine che sono organizzate spazialmente, quindi in ordine alfabetico, prima per continente e poi per città, e quindi potete seguire quelle che erano le fanzine che avevamo esposto allora, invece ne ero di più ma non ho ritrovato tutto. E in fondo abbiamo messo una sezione con le altre fanzine, quelle o di cui non si è riusciti a riconoscere chi era l'autore, oppure quelle che appartenevano agli anni 70, un altro periodo, che comunque avevamo esposto proprio perché nelle case le persone, oltre ad avere le fanzine del punk, avevano anche questo tipo di fanzine. Quindi in quell'occasione, se 30 anni fa, bene, cioè, io i film non li vedo, l'ho belle visto 6 volte, 2 ore e mezzo, vi lascio a vedere il lavoro.